Bene amici, oggi scopriamo il Premier Intrepido 30, un battello con una lunghezza fuori tutto di 9,10 m e una larghezza di 3,15 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trova un'unica pedana strutturale con al centro il motore. Motore che in questo caso vede un Mercury V10 da 400 cavalli, ma la potenza minima installabile parte da 350 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 600 disponibile sia in singola che doppia motorizzazione. Vediamo come l'area di poppa sia totalmente libera da ostacoli, quindi è semplicissimo muoversi a bordo con supporto per la bandiera che funge anche da maniglia, tieni bene per la scaletta, dal momento che la scaletta di risalita è integrata a scomparsa al di sotto della plancetta. Su richiesta è possibile installarne un'altra controlaterale, in questo modo è possibile vivere le aree di poppa in maniera indipendente l'una dall'altra. Non manca la galloccia per l'ormeggio a scomparsa con accanto la predisposizione per i pali per la tenda araba, perché guardate qui ci sono 4 pali in carbonio per il supporto della tenda araba, che consente quindi di ombreggiare l'intera zona di poppa, quindi relax assicurato a bordo. E a proposito di relax, vediamo subito la presenza del prendisole posteriore piuttosto ampio centrale, che è gavonato al suo interno. Sollevandolo è possibile accedere al vano enorme, perché guardate qui quanto spazio c'è, vano tecnico con batterie, impianti, pompa di sentina che non vediamo qui alla vista perché sono facilmente accessibili e nascosti al di sotto, ma ovviamente c'è tantissimo spazio per lo stivaggio ed è anche predisposto per essere una sala macchine, dal momento che è prevista anche la possibilità di installare una motorizzazione entro fuori bordo. Poco più in alto troviamo anche questa vasca che permette quindi di alloggiare rapidamente gli oggetti e avere un rapido accesso senza necessariamente inserirli in fondo, e c'è anche la doppia botola di accesso per la pompa di sentina. Non manca la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa, doccetta in acciaio con prolunga di 4 metri addirittura, e guardate il piano di calpestio in sughero che permette quindi di avere un ottimo grip, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di rivestimento e soprattutto personalizzare interamente il layout, dal momento che il cantiere offre il massimo della customizzazione. Accediamo quindi a bordo, vediamo che c'è un doppio corridoio che permette quindi un rapidissimo accesso in pozzetto, e soprattutto guardate, l'intero piano di calpestio è su un unico livello, non ci sono scalini, non ci sono ostacoli, quindi è semplicissimo muoversi a bordo. E siamo anche ben protetti a bordo perché guardate, abbiamo le master in vetro resina che hanno un design molto particolare ricercato dal cantiere, poiché grazie a una fresa a controllo numerico riesce a realizzare praticamente qualsiasi tipo di forma e quindi tantissimo spazio al design, il che lo rende iconico per la sua categoria. Vediamo anche qui la presenza della galloccia scomparsa inserita sulla master in vetro resina, e passeggiando liberamente lungo il corridoio arriviamo in pozzetto. Pozzetto anche qui libero da ostacoli, c'è solo la predisposizione per l'inserimento di una base fissa con tavolo che permette quindi di creare una dinette di poppa, e grazie al doppio divanetto speculare si crea un'area living davvero molto comoda. Divanetto di poppa che è anche modulare, perché lo schienale si può ribaltare verso prua e quindi ottenere una chaise longue con supporto per la testa dedicato, il che aumenta ulteriormente il comfort a bordo. Non mancano due ulteriori gavoni al di sotto dei singoli divanetti, gavoni che possono essere anche coibentati, in questo modo possiamo avere bibite sempre fresche a bordo o anche inserire una ghiacciaia elettrica al suo interno. Il blocco seduta è in vetro resina centrale, si può sollevare verso prua, si può letteralmente ribaltare per dare accesso alla cucina esterna che in questo allestimento vede un singolo lavello piuttosto ampio e un grande piano d'appoggio, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura a bordo. Non mancano due comode maniglie tinti bene per offrire maggior supporto durante lo spostamento e durante la navigazione veloce, con frigorifero inserito qui a battente lateralmente, mentre frontalmente vediamo la postazione di comando. Postazione con doppio divanetto con schienale fisso e booster separato indipendente, in questo modo ogni persona può scegliere se governare in modalità tradizionale oppure utilizzare il booster come poggiareni. Quindi mi pongo al comando, vedo che il timone è ben raggiungibile davanti a me, nessun ostacolo con il corpo. In basso c'è un comodo gradino puntapiedi qualora volessi utilizzarlo come supporto quando si governa da seduti, e vediamo che la plancia è totalmente personalizzabile secondo le richieste, con gli indicatori analogici e digitali frontali, un comodo portabicchieri davanti al timone stesso, contacatena con controller del verricello sulla sinistra, presa a 12 volts, bussola ben visibile in alto, supporto per la luce di fonda, display con integrata telecamera
per il controllo dell'ancora. In questo modo è semplicissimo effettuare qualsiasi tipologia di manovra, perché vedete possiamo conoscere in ogni istante lo stato dell'ancora e della catena e quindi poter intervenire prontamente. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio. E qui abbiamo anche gli interruttori on off disposti simmetricamente con un quadrato davvero molto comodo, perché è tutto rapidamente raggiungibile. Lo stereo è poco più in alto, mentre qui c'è la chiave di accensione del motore con ovviamente relativa manetta di potenza. Il parabrezza offre supporto fino all'altezza del torace ed è inclinato, in questo modo non crea eccessivo attrito aerodinamico e quindi siamo sempre ben protetti durante la navigazione con vento frontale, ma al tempo stesso abbiamo piena visibilità a 360 gradi, perché guardate, il layout del battello offre un pieno controllo della navigazione in qualsiasi momento. Ci spostiamo verso prua, vediamo la presenza della doppia maniglia TintiBene su entrambi i lati del blocco console. In questo modo è semplicissimo muoversi a bordo, dal momento che anche il tubolare in neoprene Orca offre supporto all'altezza del mio polpaccio, quindi il piano di calpestio è sempre ben incassato e, come vi dicevo, non ci sono gradini, non c'è nessun tipo di ostacolo a bordo. E a proposito anche di customizzazione, vi mostro la presenza delle casse verniciate in tinta con il gelcoat che il cantiere offre come optional per rendere tutto coordinato e quindi tutto perfettamente elegante. Aria di prua che è anche totalmente rivestita di cuscini, quindi comodissima, e abbiamo anche la presenza del tubolare rialzato che continua a dare protezione, ma al tempo stesso possiamo usarlo come supporto poggiatesta. E ci sono anche due gavoni al di sotto dei cuscini, un primo molto ampio che permette praticamente di accedere in carena con tantissimo spazio per le dotazioni di sicurezza, mentre il secondo nasconde il vano dedicato all'ancora con verricello e spazio per la catena. Verricello quindi non visibile dalla plancia, ma come vi dicevo c'è la possibilità di utilizzare la telecamera all'interno, display multifunzione, e quindi abbiamo sempre l'ancoraggio sotto controllo. Il musone è in vetro resina, ma lascia comunque il tubolare esternamente con gradino anch'esso rivestito in sughero come l'intero piano di coperta. In questo modo è semplicissimo salire e scendere in caso di ormeggio di prua, perché il grip è assicurato. La doppia galloccia per l'ormeggio è posizionata lateralmente, ma è possibile anche installarle frontalmente per evitare di far sfregare le cime sui tubolari. Inoltre è possibile sollevare frontalmente il cassero con un sistema di portelli a ribalta per accedere all'interno della console. Vano interno piuttosto profondo con gradino per ridurre il dislivello. Qui vediamo anche la presenza ovviamente dell'illuminazione per avere maggior comfort interno, e vediamo che c'è tantissimo spazio, poiché questo layout è destinato ad utilizzo da spogliatoio, perché vedete è totalmente libero da ingombri. Qui vediamo il portello stagno di accesso ai contatti interni della console con sacca batterie laterali, ma soprattutto vi mostro l'altezza interna, perché guardate, io riesco a stare totalmente in piedi, quindi altezza di circa 1,65 m, soltanto un leggero ribasso della testa, ma qualora volessi utilizzarlo anche come VC, dal momento che c'è la possibilità di installare un VC disposto verso poppa con relativo lavello laterale, c'è tantissimo spazio, perché guardate, io sono piegato sulle ginocchia e quindi pienamente sfruttabile, pienamente vivibile, non solo come spogliatoio grazie all'altezza, ma anche come vano VC, dal momento che con l'installazione del VC è prevista anche il doppio blò laterale per favorire la reazione, mentre qui in basso si trovano le bocchette per favorire il ricircolo dell'aria e quindi evitare che si possa formare muffa al suo interno. Completa l'allestimento di prua la presenza di un'ulteriore doccetta per favorire il risciacquo nella zona di prua. E quindi, cari amici, questo è il Premiere Intrepido 30. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook. Lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre qui su The Sea Team.